Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria ha denunciato alcune situazioni nelle carceri abruzzesi nei giorni di Ferragosto. A Pescara un detenuto ha appiccato un incendio all'interno della cella. A seguito di questo evento, 4 agenti della polizia penitenziaria sono stati trasportati in ospedale, riportando alcune fratture. A Teramo invece un detenuto magrebino è stato sorpreso con un telefono cellulare. A Pescara, la vigilia di Ferragosto, alcuni detenuti magrebini hanno dato fuoco alla loro stanza e gli agenti, per salvarli, sono rimasti loro vittime di aggressione da parte di questi, dovendo ricorrere alle cure ospedaliere. A Teramo invece l'ennesimo rinvenimento di un telefonino cellulare. Oltre alla violenza e ai rinvenimenti cellulari, la polizia penitenziaria di Teramo ha rinvenuto all'interno di un pacco postale destinato a un detenuto della sostanza stupefacente all'interno di flacconi di bagnoschiuma. La polizia penitenziaria oramai è esperta, è preparata a tutto e non si fa più sorprendere da questi escamotage di far entrare sostanze stupefacente. Il SAPPE ringrazia e fa un plauso a tutti i poliziotti penitenziari della regione Abruzzo che ogni giorno con applicazione e professionalità tengono alto l'onore del corpo e soprattutto in un contesto così difficile assicura la presenza dello Stato affinché tutti i reati vengano debellati. La richiesta del SAP è quella di intervenire sulla carenza di organico, sulle aggressioni del personale e sull'adeguamento delle risorse contrattuali e di dotare gli agenti di tutta la tecnologia a supporto della sicurezza. Secondo il sindacato la situazione è molto grave. Dal 2023 infatti nelle carceri italiane si sono registrati 1.760 casi di violenza e 8.164 atti di minaccia. Noi da tempo chiediamo di scalmare gli studi di pena, così come da tempo chiediamo che la polizia penitenziaria venga dotata del taser. In questo modo sicuramente tanti episodi di violenza si riuscirebbero ad evitare, così come schermando gli istituti si riuscirebbe una volta per tutto a debellare la piaga dei telefonini cellulari. Questo purtroppo è figlia di scelte politiche dell'amministrazione centrale che hanno scelto a suo tempo di destinare a Teramo e a Pescara quei detenuti violenti che si rendono di gravi criticità in altri istituti trasferendoli a Teramo. Questo fa sì che all'interno di pochi spazi vi vengono rinchiusi centinaia di detenuti riottosi alle regole interne.